Marzoli, voi parlate di incompiuta teatina, parliamo di questo ascensore che avrebbe dovuto collegare la zona alta con la zona bassa della città. Perché i lavori sono fermi e perché parlate di incompiuta? Alla vigilia di un appuntamento importantissimo dal punto di vista anche emotivo per la comunità teatina, come la processione del Venerdì Santo, ci troviamo ancora una volta a denunciare quella che è effettivamente l'incompiuta della città di Chieti. Una struttura che collegherebbe il terminal del Gran Sasso, cioè il punto di arrivo degli autobus, Piazzale Falcone e Borsellino, con il cuore della città, del centro storico, che già dal 2009-2010 doveva essere completata, e ci troviamo a distanza di quasi 10 anni dall'inizio di quella realizzazione a non avere ancora una struttura completa e inaugurata. Abbiamo presentato nel corso degli anni diversi documenti in Consiglio Comunale, un'interrogazione a settembre 2016 in cui l'assessore ai lavori pubblici della Giunta di Primio si era preso il solenne impegno di inaugurare questa struttura per Pasqua 2017. Oggi la situazione del cantiere è questa: è impossibile parcheggiare in quest'area, è impossibile accedere al centro storico, e questo causa gravi danni anche alle economie teatine. L'idea del tunnel era quella di aumentare la possibilità di parcheggiare non a ridosso del centro storico e salire agevolmente nel cuore della città, e in termini di facilitazione della mobilità, di traffico sostenibile, di qualità dell'area, di snellire insomma l'impatto del traffico su Chieti, questa era l'opera giusta. Nonostante ciò, sembra tutto dimenticato e i quasi 3 milioni di investimento ad oggi non sono stati ancora messi a frutto, e questo per noi è inaccettabile.